Di cosa si parla in questa seconda parte? Va bene, abbiamo chiarito un po' la nascita del comune e abbiamo parlato delle corporazioni, questi proto-sindacati che tutelano i diritti dei singoli lavoratori, allora delle singole arti, scusate, e quindi abbiamo visto la figura del mercante quanto comincia a incidere in maniera prepotente nella vita comunale. Ma chi è questo mercante? Perché diventa così importante, no? Beh, ci sono innanzitutto delle letture che potete fare e sono delle letture importantissime, secondo me, molto semplici e riguarda pagina 144, Carlo Maria Cipolla, l'originalità delle città medievali. Allora, Cipolla ci parla, lo storico ci parla della importanza del mercante nell'esperienza comunale, perché il mercante sì, rispetto alle altre città, perché anche l'Europa, anche l'impero di Bisanzio ha città, Costantinopoli è enorme, ma diciamo che mentre nelle altre realtà il mercante si era, in precedenza parlo, si era meno integrato nella società, qui abbiamo un mercante totalmente integrato. Il comune, l'esperienza comunale, rappresenta un'innovazione perché il mercante è totalmente integrato nella cittadinanza. Essendo integrato totalmente nella cittadinanza, comincia anche a vivere una vita da cittadino, ok? Con tutti i pro e con tutti i contro. Comincia a contribuire, a pagare le tasse, a contribuire alle spese delle opere pubbliche dei vari comuni, di conseguenza è una figura centrale e il mercante non è più un mercante viaggiatore, cioè un mercante che viene coinglobato nell'esperienza comunale. Quindi il mercante dei comuni è un mercante che diventa, diciamo, da itinerante passa a diventare un mercante stazionario, sedentario, e questa è una rivoluzione. Una rivoluzione perché? Perché il mercante sedentario stabilisce una sede centrale nelle quali vive e si appoggia nei suoi affari a tutta una rete di nuove figure. Queste nuove figure, cittadini a loro volta, sono figure altamente, altamente specializzate. Allora noi dobbiamo seguire questo punto. Noi dobbiamo seguire questo punto che per queste nuove figure il mercante, l'artigiano, sono specializzate. Qui il senso di tutto sta nell'alta specializzazione politica, il recupero, lo studio del diritto nell'Università di Bologna, il recupero appunto, il politico tecnico, mo vedremo con l'età podestadrile, il politico tecnico specializzato nella politica, l'estremo dei 5 Stelle, l'estremo opposto dei 5 Stelle, no? Cioè tutto diventa tecnico. Allora il mercante cosa fa? Per stendere i suoi contratti di compravendita, che cosa fa? Si faceva aiutare dal notaio, figura che si occupa appunto dei contratti di compravendita, e usa il notaio raffinate tecniche, no? Commerciali e creditizie. Per questo, per la figura del notaio, che nasce la lettera di cambio. Le cose sono lettere di cambio? Allora, le lettere di cambio sono ovviamente, no, una sorta di assegno, cioè un proto-assegno. Invece di far viaggiare grosse quantità di denaro, il mercante deposita presso un banco, scrivetelo, è importante perché già qui c'è la proto-bank. Allora, il suo denaro viene depositato nel banco e in cambio ottiene delle ricevute, cioè delle lettere di cambio, che fungono appunto, che fungono da denaro e possono essere scambiate facilmente nella contrattazione. È chiaro? Nascono quindi, ad esempio, le compagnie dei banchieri, che sono le compagnie, sono delle compagnie di banchieri che cominciano appunto a fare questo. Si uniscono i banchieri e fanno proprio questo di lavoro, no? Prestano somme di denaro, prestano lettere di cambio, no? Prestano quantità di denaro ad interesse, no? E tutti usufruiranno di questo denaro ad interesse, specialmente vedremo tra poco papi e sovrani. I banchieri prestano denaro a tutti e a interesse, no?
vi ho parlato di questa figura che era emersa in Spagna, l'ebreo banchiere, l'ebreo notaio, l'ebreo mercante, che era una forza propulsiva per gli investimenti, investire nel pubblico mediante appunto prestiti, cominciano ad essere perseguitati in Spagna fino ad essere ghettizzati e cacciati, no? Ok, quindi vedete la non lungimiranza della Spagna, mi raccomando, è tutto collegato, ok? Adesso, che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire che l'economia va talmente tanto bene adesso, l'economia va talmente tanto bene che c'è bisogno anche, non solo, quindi nascono che cose, siccome l'economia va tanto bene, nascono appunto le lettere di cambio, no? Ma contemporaneamente alle lettere di cambio anche le nuove valute, le vecchie valute, ricordiamo che la moneta, il valore della moneta si basa ancora sul peso della moneta, no? Allora, quindi, dai metalli meno preziosi si va verso l'utilizzo di metalli più preziosi, come l'oro e l'argento, quindi rendendo la moneta più leggera, no? E abbassando appunto il peso della moneta. Ok, chi conia? Vogliamo sapere dove il mercato è vivo? Beh, per capire dove il mercato è vivo basta sapere chi conia queste nuove monete d'oro, no? Basta sapere quello e sai chi sono i più ricchi. Firenze, Genova e Venezia, no? Il fiorino d'oro, il genovino, il ducato, quindi sono indice della grandezza e del benessere di questo periodo. E quindi indice di che cosa? Sono indice del fatto che ormai le città sono ricche e che le esperienze comunali cominciano a essere poco controllabili. Ok? Cominciano ad espandersi. Prima il contado, attorno, il castello del signore, il signore diventa cittadino, coinglobato nella città, e piano piano la città ricca contro le città più piccole. È normale, no? Ok. Non parliamo poi dei vari banchieri che cominciano a utilizzare l'assicurazione. L'assicurazione, cioè, ovviamente assicurano i carichi delle navi, vedete, nuove forme di guadagno, il carico delle navi, impegnando a rimborsare il valore delle navi in caso di naufragio, no? Quindi se il viaggio era andato a buon fine, il banchiere prende notevoli somme di denaro, e queste somme di denaro a sua volta le utilizza per prestiti a sovrani, per prestiti a papi, poi vedremo, no? Prestiti per opere pubbliche nei comuni, è tutto collegato, un movimento che ormai con queste figure, notai, banchieri, mercanti, si sta creando che cosa? Il mondo comunale, e la ricchezza comunale così noi come la conosciamo, la Firenze, così come la ricca Firenze, la ricca Venezia, sono il risultato dell'opera pubblica, e l'opera pubblica si genera proprio da questi meccanismi bancari. Ecco perché partecipano al consiglio, all'assemblea consiliare, e vengono eletti anche come consoli, perché sono la base, no? Ok. Diciamo che quindi vi ho presentato la struttura dei comuni, la prima parte consolare, quindi due consoli, e cerchiamo di capire che cosa sta cominciando a succedere. Quindi i comuni tolgono via il vescovo, diciamo che la riforma gregoriana ha rafforzato la chiesa in quanto chiesa al suo interno, la chiesa si è rafforzata. È nato il conclave, il consiglio appunto dei cardinali che elegge il Papa, è una questione fatta all'interno della Chiesa, ok? Bene, però il potere temporale sembra rafforzato, il potere temporale invece sta andando sempre peggio, perché i comuni stanno prendendo sempre più, si stanno sempre più allargando. Quindi che cosa succede? Allora, e questo lo vedremo con la figura del Papa Alessandro III, la tattica della Chiesa, avvicinarsi, perché già il Papa prevede quello che sta per succedere, avvicinarsi pian piano ai comuni che vogliono
appunto essere indipendenti. Perché vogliono essere indipendenti? Perché cominciano dei reclami. I reclami partono innanzitutto dai signori feudali, a cui viene strappato il contado dai comuni, che si mangiano i territori dei vari signori feudali. Quindi i signori feudali fanno avere notizie negative, fanno pervenire le loro lamentele all'impero. Ok, poi sicuramente si sta creando un malumore anche nelle città che pian piano vengono assoggettate, le città piccole che vengono assoggettate dalle città più grandi. Milano, adesso noi dobbiamo concentrarci su Milano, ok? Quindi se la città più grande si mangia la città più piccola, le città più piccole, Como, ad esempio, cosa avranno? Avranno tutto l'interesse a lamentarsi verso l'impero per la politica di Milano, ok? Bene, che cosa sta succedendo? Quindi arrivano tante lamentele all'impero. L'impero è in un momento di crisi, come abbiamo già detto, ma è una crisi che comincia a diventare sempre più pesante. Pensate a che cosa? Pensate alla crisi dinastica che sta vivendo adesso l'impero, ok? Tra il duca di Baviera e ovviamente la casa di Baviera, quindi, e la casa di Svevia, ok? Quindi queste sono le due casate che rivendicano appunto l'eredità al trono, ma sono in scontro tra di loro, no? I sostenitori della casata di Baviera erano chiamati Guelfi, da Guelfo, duca di Baviera, gli altri erano chiamati Ghibellini, da Weinblingen, cioè il nome di un castello dei duchi di Svevia. Ok, 1152, la lotta si conclude con, l'ho già spiegato questo, con l'elezione di un re imparentato con tutte e due le casate, cioè Federico I di Hohenstaufen, chiamato Federico Barbarossa. I sostenitori dell'imperatore continuano a chiamarsi quindi Ghibellini, in contrapposizione ai Guelfi, ok? In Italia, nella lotta invece tra impero e papato, i comuni favorevoli all'imperatore furono i Ghibellini, mentre quelli che si appoggiavano al Papa per difendere la propria autonomia erano chiamati Guelfi, per difendere la propria autonomia. Guardate che cosa succede. Quindi questa in Italia Guelfi e Ghibellini hanno già cambiato il loro valore, la connotazione iniziale. Cioè Guelfo è chi sostiene il Papa, perché il Papa comincia ad appoggiare le autonomie comunali. Perché da chi sono minacciate queste autonomie comunali? Da Federico Barbarossa, che vuole togliere l'autonomia ai comuni, ok? Bene, vuole togliere l'autonomia ai comuni. Chi sostiene Federico Barbarossa di Svevia è sicuramente Ghibellino. Quindi chi saranno in realtà i comuni ghibellini? I comuni delle città saranno sempre i comuni delle città più piccole, che si pongono di contro alle città guelfe appoggiate dal Papa, ok? Quindi Milano, logica, Milano è guelfa, ok? È chiaro quello che vi voglio dire? Quali saranno le città guelfe per eccellenza? Le città più forti. Le comuni di Milano, Padova, Bologna, Perugia, Firenze, Lucca, Perugia, Bologna, ok? Ghibelline, quindi sarà un'accezione in realtà difensiva, cioè si vogliono difendere le città più grandi. Vedete che ha perso un valore il fatto di essere Guelfi o Ghibellini in Italia, sono etichette, ok? Quindi tutte le città che si vogliono difendere, le città più forti, abbracciano la politica imperiale, ok? La politica imperiale. Pavia, nota città ghibellina che adesso vedremo, Torino-Milano, per forza, Asti, in funzione antimilanese, ovviamente, Savona, in funzione antigenovese, Iesi, Pisa, Arezzo, Siena, tutte ghibelline, ma perché? In funzione antifiorentina, è logico. Beh, Imola, Forlì, Ravenna, Cesena, antibolognese,
Ok? Ghibelline. Allora, vedete che cosa sta succedendo. Inoltre ci saranno ulteriori spaccature, perché all'interno del comune cominciano ad esserci fazioni familiari in lotta tra di loro, che abbracciano appunto l'essere guelfo e l'essere ghibellino. Quindi ancora una nuova accezione dentro i comuni: un comune che è guelfo può avere una lotta intestina tra famiglie guelfe e famiglie ghibelline, che si scontrano come Firenze. Firenze sarà appunto guelfa dentro, scontro, guelfi ghibellini vincono i guelfi, guelfi all'interno dei guelfi, abbiamo guelfi bianchi e guelfi neri, no? Ok, questa la storia la sapete, Dante, eccetera, eccetera, eccetera. Dante ve lo vedete voi perché avete la professoressa di italiano, ok? È chiaro? Bene, che cosa succede quindi? Federico Barbarossa ha tutta l'intenzione di togliere l'autonomia ai comuni. I comuni se ne sono approfittati, hanno preso una potenza inimmaginabile, stanno addirittura andando a conquistare le città più piccole nella Lombardia, la chiamano così, ovviamente di derivazione tutto l'Italia settentrionale, centro settentrionale, chiamata Lombardia, da Longobardia, Longobardi, la Lombardia, no? Quindi non c'è Piemonte, non c'è, tutto è un tutt'uno, la Lombardia, che minaccia appunto, che cosa, che, ecco qua, che cosa minacciano le autonomie locali, le autonomie comunali? Si pongono di contro, guardate qui bene, perché Federico Barbarossa, è vero, sul libro c'è scritto, vuole riprendere il controllo, si rifà portavoce del concetto di impero universale, ma sicuramente si fa portavoce di una politica di universalità, di impero universale che controlla anche le vite comunali, ma non basta. Ragazzi, come abbiamo visto, potete riassumere tutto, ragazzi, con una lettura, se dovessimo proprio chiudere questo discorso, con questa lettura che vi ho che vi feci fare. Dove cavolo sta? Sempre attento. Giovanni Tabacco, conseguenze della lotta per le investiture. Giovanni Tabacco dice fondamentalmente l'imporsi della Chiesa al suo interno, il suo formarsi all'interno di una gerarchia rigida e sistema delle varie assemblee che eleggono il Papa, il Consiglio dei Cardinali, porta come conseguenza il fatto all'impero a specializzarsi, a trovare una sua dimensione autonoma rispetto alla Chiesa. Cioè, e quale sarà la sua fonte autonoma, diversa rispetto a quella della Chiesa? Cioè, abbiamo parlato di un allontanarsi graduale tra l'impero e la Chiesa, un politicizzarsi dell'impero e un, appunto, un rafforzarsi della dimensione spirituale della Chiesa, cioè rafforzare le differenze tra l'uno e l'altro. Quale sarà l'elemento di distinzione dell'impero? Il diritto romano, la ripresa del diritto romano. Federico Barbarossa fa appello all'universalità dell'impero in nome del diritto romano, del diritto romano imperiale, per cui solo l'imperatore ha delle sue, può concedere il diritto a battere moneta. Solo l'imperatore elegge, addirittura portando dentro alla realtà comunale, un podestà. E il podestà è un prolungamento dell'imperatore, che controlla da fuori, entra e controlla il lavoro dei consoli. Quindi il podestà è il terzo che controlla il lavoro dei consoli. L'impero ha diritto alla fedeltà, ha diritto a battere le monete, ha diritto a determinare quando c'è pace e quando c'è guerra, non che i comuni fanno tutto da solo, da tutte da soli. È chiaro? Ok? Queste sono i diritti, le regalie di Federico Barbarossa dell'impero, basate sul diritto romano imperiale. Ok? E come vengono sostenute? Vengono sostenute nella seconda discesa, nella seconda, all'incirca sono sei le volte, cinque, ma io le dico, sono sei volte in cui
Federico scende in Italia. Allora, la prima, e guardate qui, la seconda ve l'ho già detta, ve l'ho già anticipata, il diritto romano verrà sostenuto di contro ai vari comuni in lotta nella seconda discesa 1158. Ma facciamo un piccolo passo indietro. Che cosa succede nel 1154, prima venuta in Italia? Guardate la logica della Chiesa. Federico scende in Italia perché deve avere ovviamente la corona, come vi ho detto l'altra volta, deve essere eletto imperatore, è solo re di Germania, deve essere eletto imperatore dal Papa, quindi deve ricevere la corona d'Italia, e la corona d'Italia chi gliela dà? Pavia, Ghibellina, accoglie la discesa di Federico I, fu accolto e incoronato re d'Italia. Gli altri, mentre dagli altri comuni, ad esempio Milano, cominciano ad avere ostilità. Roma scoppia una ribellione contro il pontefice Adriano IV. Nella città si trova il riformatore. Ricordatevi, ragazzi, i movimenti pauperistici. Questi movimenti pauperistici fanno parte, ad esempio, della riforma, ad esempio, di Arnaldo da Brescia. Arnaldo da Brescia ha dietro i movimenti pauperistici si scagliano contro i costumi dell'alto clero, ormai l'avete capito, vogliono che cosa? Una chiesa verticale. La chiesa sta diventando sempre più orizzontale, scusate, mentre la chiesa sta diventando verticale. Lo strato più popolare di Roma, sospinto dagli attacchi di Arnaldo, dal predicatore Arnaldo, decide di abbracciare appunto la rivolta e di mettersi di contro al Papa. Il Papa, ricordate, gioca sempre la stessa politica. Quando è Roma a essere assediata, non può che allearsi con l'imperatore. Federico Barbarossa non può che accettare, così da avere la corona di imperatore, no? Quindi Federico Barbarossa giunge subito a Roma, sottomette la città, fa impiccare Arnaldo da Brescia, e il Papa incoronò Federico Barbarossa come imperatore a San Pietro. Tutto 1154, 1158, svolta. Scende di nuovo, perché già c'erano state delle ostilità, scende di nuovo, vicino Piacenza fa una dieta di Roncaglia. Quindi qual è l'accento che io voglio sulla questione dei comuni? L'accento lo voglio sulla dieta di Roncaglia, perché la dieta di Roncaglia è il centro di tutto. Dieta di Roncaglia, Federico I espose il suo piano di riordinamento dell'impero secondo il diritto romano imperiale, cioè la Costituzione dei Regalibus. Eccola qua, 1158, dieta di Roncaglia, Costituzione dei Regalibus. È tutto qui, le città non hanno più diritto a far pace e a far guerra. Le decisioni dell'Arengo e dei vari consoli, del Consiglio Comunale Arengo e dei consoli, quindi non determinano più l'entrata in guerra o la pace, dovevano assoggettarsi sia all'Arengo sia a questa sorta di Parlamento, perché questo è importante. L'Arengo, Consiglio dei Cittadini, funge da Parlamento, primo Parlamento, dovevano assoggettarsi all'imperatore. L'imperatore nomina un podestà che avrebbe governato le città insieme ai consoli. Devono essere rispettati i diritti imperiali, diritti che l'impero rivendica in quanto erede del diritto romano. Eccolo quello che voglio sentire io nelle interrogazioni. Il Codex Giustinianeo, studiato e attinto nelle università, soprattutto nell'università di Bologna. Le regali, solo l'imperatore aveva diritto a battere moneta, niente più fiorini, questa libertà commerciale. Chi l'ha data? La moneta la batto io, vengono imposti i pedaggi, l'imperatore decide i pedaggi, l'imperatore adesso come fa utilizzo di funzionari al modello, copiando, l'imperatore adesso vuole copiare il modello del Doomsday Book e degli sceriffi, impone chi? Degli sceriffi, ovviamente dei funzionari pubblici. Ecco che il pubblico sta entrando dentro alle nostre vicende storiche. Che cosa vuole fare Federico Barbarossa? Vuole attingere tutto ciò che c'è di buono da Guglielmo il Conquistatore, dall'Inghilterra. Vuole prendere le tasse, riscuotere le tasse, funzionari pubblici, sceriffi, amministrare la giustizia come sta accadendo a
in Inghilterra. Perché? Perché tutto questo innanzitutto rientra all'interno del diritto romano e rientra anche nella modernità di quello che sta accadendo nel mondo, perché solo così si può creare che cosa? Una ricchezza dello Stato e anche un assoggettamento delle varie realtà allo Stato, che dipendono dallo Stato e che devono pagare le tasse adesso allo Stato e che non possono fare una politica diversa da quella che è la politica centrale dell'impero. È tutto chiaro? Eccolo qui il pensiero di Federico Barbarossa, ambizioso, con una giustificazione storica che risiede nella storia di Roma. La potente Milano si ribella, dopo 2 anni di assedio della città, fu presa e distrutta da Federico nel 1162. L'imperatore poté contare sull'aiuto di molte città che erano ostili a Milano. Certo, le città ghibelline, ben presto anche i comuni che si erano schierati contro l'imperatore, tuttavia, che cosa succede? Non cominciano a fare il voltafaccia, cioè si accorsero che forse Milano aveva ragione a ribellarsi, perché si accorgono che questa, la sottomissione all'imperatore, il rispetto delle regalie, è in realtà molto pesante. Significa limitare la ricchezza, l'espansione, il commercio, perché l'Italia è adesso, e non lo ritroverete, fra un po' le cose cambieranno, l'Italia è il centro del mercato, il centro del commercio, è l'Italia, il Mediterraneo è dell'Italia, il Mediterraneo è dell'Italia. Terza discesa. Terza discesa, in Italia si conclude con un nulla di fatto, ok? Perché? Perché già abbiamo presenti le ostilità. Cioè Federico scese nuovamente in Italia nel 1163 con un piccolo esercito, no? E già incalzava la riscossa dei vari comuni che si schierano contro l'imperatore. Verona, Padova, Vicenza, Guelfe si sollevano. E inoltre, in ribellione congiunta si rifiutano o rifiutano le offerte di pace dell'imperatore. E anche adesso le città ghibelline cominciano a mostrare una certa freddezza. Infatti, no, neanche con l'aiuto di Pavia, di Mantova, di Ferrara all'imperatore non è massiccio, non è un aiuto forte, massiccio, e non è sufficiente per respingere le varie ribellioni. Quindi la terza discesa da un nulla di fatto, la quarta discesa, ancora di più Federico Barbarossa si accorge di quanto la situazione sia cambiata, ok? Federico doveva riconquistare l'Italia, ma già si arriva in Lombardia, alla dieta di Lodi, arriva in Lombardia, alla dieta di Lodi 1166, si rese già conto che l'ostilità era ancora più forte del passato. Le città filo imperiali ghibelline erano fredde. Pisa e Genova addirittura sono in disaccordo su che cosa? Sull'assecondare l'impresa nascosta, cioè l'impresa che voleva fare Federico Barbarossa, cioè conquistare il sud per stringere a tenaglia l'Italia. La Sicilia, diciamo, adesso era al trono Guglielmo II, ma Guglielmo II è troppo piccolo ancora per governare, e Margherita, sua reggente, continuava la politica guelfa. Ricordate l'alleanza profonda tra il sud, tra il regno di Sicilia con la Chiesa. Normanni erano vassalli del Papa. L'alleanza tra la Chiesa, tra l'impero il regno di Sicilia, e anche l'appoggio di Manuele Comneno e Venezia. Venezia è sempre stata contro l'impero, e per questo che aveva privilegi nel commercio con l'Oriente, perché è sempre stata di contro alla Chiesa, è guelfa Venezia. Quindi controllo, vedete la salda alleanza che c'è al sud tra Venezia, Oriente, Chiesa e il regno di Sicilia. Allora vuole fare l'imboscata, ma nessuno lo appoggia. Quindi le alleanze stanno venendo sempre più, vengono meno. Federico Barbarossa si trova sempre più isolato. È a questo punto che nella quinta discesa, guardate adesso Alessandro III, il Papa Alessandro III, quinta discesa, nascono le varie leghe, alleanze tra comuni in lotta contro l'impero, che vogliono, che rifiutano le regalie, ok?
che rifiutano appunto i diritti dell'imperatore e vogliono continuare ad autogovernarsi. La Lega Lombarda, la più famosa, nasce nel 1167 con il giuramento di Pontida. Ok? La Lega Lombarda è la Lega delle varie, è un'alleanza tra i comuni. Se questa Lega avesse avuto la lungimiranza di non limitarsi al mero scontro con l'impero, si sarebbe già creata una sorta di unità, di unione italiana tra i comuni. Cioè la Lega Lombarda poteva essere il seme di una italianità, di una unione italiana. Mentre invece, finita la guerra con l'impero, la Lega Lombarda si scioglie e i comuni rimangono comuni in lotta tra di loro. Ecco perché l'esperienza comunale finirà, nasceranno le signorie e a questo punto dell'Italia non ne frega niente più a nessuno. Come diceva Machiavelli, c'era bisogno di una figura, di un principe che creasse un tessuto in Italia. L'Italia non ha un tessuto e ha avuto durante la storia tanti momenti in cui poteva prenderli questi elementi. Tipo la Lega Lombarda qui era un buon incipit per creare una comunione di un'unità di comuni italiani. Ma questo non fa parte dell'Italia, almeno fino all'Ottocento. Non fa parte. Questo concetto non entrerà nella testa degli italiani fino all'Ottocento. Poi tra parentesi vedremo se l'Ottocento si può considerare un'unità d'Italia italiana, un'unità italiana che scende dall'alto verso il basso, no? E questo è il problema. Allora, quindi Lega Lombarda, 1167, Milano viene ricostruita con l'aiuto della Lega Lombarda, ma anche con l'appoggio del Papa Alessandro III, che aiuta Milano a ricostruire, che dona fondi per la ricostruzione di Milano. È ormai chiaro il voltafaccia del Papa all'imperatore. Il Papa Alessandro III adesso si allea con i comuni, i suoi nemici che avevano spodestato il vescovo diventano suoi amici, conviene schierarsi adesso con le libertà comunali contro l'imperatore, perché altrimenti mi portano via pure l'Italia, l'imperatore mi assoggetta l'Italia e il Papa rimane senza alcun controllo territoriale, ok? Senza un controllo temporale, viene appunto ancora più indebolita. I comuni sono fondamentali in questa logica. Vedete, Alessandro III la tecnica di Alessandro III è quella di abbracciare la politica delle libertà governative dei comuni per utilizzarle contro l'imperatore. Il suo onore, infatti, viene chiamata anche la città Alessandria, in onore di Alessandro III, una città che nasce in posizione strategica in quanto sbarra il passo all'ingresso di Federico dalla Germania lungo la Val di Susa, ok? E nella sua discesa Federico di Svevia è deciso a catturare il pontefice e a sconfiggere una volta per tutti i comuni, ma non ci riuscì e non riuscì a oltrepassare la resistenza, la grande resistenza ad Alessandria. Resistenza della Lega Lombarda, 6 mesi di assedio, 6 mesi di resistenza di Alessandria e della Lega Lombarda, e Federico è costretto a ritirare. 1176, ovviamente importantissimo, la battaglia di Legnano, che è una battaglia campale, come piace a questo periodo, cioè le battaglie campali, in cui la cavalleria imperiale viene sconfitta dalla Lega Lombarda. Dopo 6 anni di tregua, vedete che l'imperatore alterna sempre dei 3, 4, 6 anni perché deve ritornare all'impero. Vedete quanto già le distanze cominciano ad essere un problema? Vedete già come la grandezza dell'impero comincia a essere un problema? Comincia a essere vecchia, no? I grandi imperi cominciano a essere vecchi, non controllabili politicamente. Federico scende, va, sale su, starà un po' esaurito, poretto Federico, Barbarossa. 1183, pace con i comuni, la pace di Costanza, questa memoria, 1183, pace di Costanza, 1183, pace di Costanza, 1183, pace di Costanza. Mi raccomando, i comuni riconoscono quindi formalmente l'autorità imperiale, ma la riconoscono solo formalmente. L'imperatore riconosceva loro quelle libertà che avevano difeso con le armi. Libertà giuridiche di fare la guerra, quindi
dei comuni, libertà di amministrare la giustizia dei comuni, di avere magistrature autonome come quella dei consoli e del Parlamento, autonome dei comuni, e fissare le tasse e riscuotere le tasse, tutte diritti dei comuni, fissare pedaggi, diritti dei comuni. Verso una, quindi il sogno di Federico Barbarossa viene minato, deve retrocedere. Procederà, ci proverà a procedere con delle alleanze matrimoniali, no? Le alleanze matrimoniali con il regno di Sicilia. Ok, fa sposare suo figlio Enrico e Costanza d'Altavilla, imparentata con Guglielmo II, il re di Sicilia. Questo matrimonio porterà il regno di Sicilia a unirsi a livello matrimoniale con Federico, ok? In modo tale, anche questa è una strategia per mettere il Papa in difficoltà. 1190, tuttavia, Federico, come sapete bene, muore nella terza crociata. Chi sarà il figlio di questa unione matrimoniale? Beh, sarà Federico II di Svevia, e continuerà la lotta con i comuni, la lotta con il Papa, quindi ci sarà tanto, tanto, tanto altro da dire. Ok? Su questo io non torno più, questa è una flipped classroom, quindi studiate, vi mando anche gli appunti sulla classroom. Questo è quello che dovete sapere a memoria, con gli incipit, i collegamenti e tutto. Chiudo dicendo ovviamente che all'età, beh, fondamentalmente cosa ci fa riflettere questa cosa? Che con la dieta di Roncaglia, Federico Barbarossa aveva proposto questa figura, anzi non è che l'aveva proposta, l'aveva proprio messa dentro, ad esempio a Bologna, dove ci saranno delle rivolte perché cacciano via il podestà. Cioè la figura del podestà proposta da Federico Barbarossa, e non solo proposta ma anche messa all'interno dei comuni, sarà poi ripresa dallo svolgimento politico dell'età comunale. Cioè nella sua seconda fase, no, abbiamo il comune podestadrile, la fase podestadrile del comune, cioè ancora le famiglie in lotta tra loro. Pensate a Firenze, Guelfi bianchi, Guelfi neri. Nel XIII secolo, quindi nel 200, siamo costretti, fondamentalmente i comuni sono costretti a abbracciare questa figura, perché il podestà non era sbagliato in realtà, perché il podestà è una figura, una terza figura, un terzo, che quindi non fa parte delle famiglie, non è appunto legato a una delle famiglie in lotta tra loro, è un terzo, un tecnico, è un Monti, per capirci, è un Monti della politica italiana, è un Draghi della politica italiana, un esperto che entra, copre il suo mandato, che all'incirca varia, ma intorno a un anno, e al lavoro concluso abbandona la città e si reca in una nuova città. È un tecnico di governo, è un tecnico, è colui che ha studiato, di solito sono tutte figure che escono dall'Università di Bologna, fanno il loro lavoro, cercano di amministrare che cosa? La giustizia in maniera equa e l'ordine pubblico. Quindi verso una nuova cultura politica, è importante il politico itinerante, qui nasce esperto nella pratica di governo. C'è il podestà che lavora insieme, affianca il consiglio comunale. Non è che il consiglio comunale sparisce. Quindi ci sono il consiglio comunale con le sue varie magistrature, cioè i consoli, e però c'è questa terza figura che amministra la giustizia in maniera equa, ok? Che è quella del podestà. Quindi i consoli devono, oltre anche a svolgere il loro lavoro, le loro funzioni di governo e di riscossione delle tasse, di amministrazione appunto dell'ordine pubblico, affiancati da questa terza figura che si occupa appunto della giustizia in maniera equa, in maniera tecnica. Dalla metà del 200 molti cittadini esclusi dal governo, ecco qui la svolta popolare, le arti minori qui, le corporazioni delle arti minori, avranno una forte influenza su questa svolta popolare,
cioè le arti minori cominciano a rivendicare le corporazioni delle arti minori, i piccoli bottegai, i ferramenta, chi lavora il ferro, chi lavora la lana, chi lavora la... Questi vogliono partecipare anche loro al governo, quindi dalle corporazioni delle arti minori parte una resistenza e i gruppi riuniti, quindi poi anche piccoli artigiani, nuovi mercanti si uniscono alla società comunale e nasce, ecco qui nasce nell'età popolare, siamo nella metà del 200, dal 200 al 300, nasce la società del popolo, questa è la rivoluzione, verso la nascita di un nuovo scontro tra diciamo l'aristocrazia e i popolari, che si risolve come a Roma, si risolve con la nascita della società di popolo, come un po' come i tribuni, no? I tribuni della plebe, cioè la società di popolo, cioè arrivano, si fanno portavoce dei vari interessi corporativi delle arti minori, vengono inseriti anche quindi i diritti e le rivendicazioni salariali delle corporazioni delle arti minori, nasce la società di popolo che arriva a governare appunto al governo della città. Adesso il popolo si dota di nuovi organismi autonomi, si elegge un capitano del popolo. Capitano del popolo, nascono le corporazioni delle arti minori guidate da un capitano del popolo, da un priore che è il capitano del popolo, verso un'apertura più democratica della vita comunale. Tuttavia, ecco, bisogna dire, come lo dice anche Milani, pagina 145, non si può parlare ancora di una democrazia nei comuni, i cittadini più poveri non partecipavano alla vita del comune. Ok? Ci sono tante forme, l'organizzazione generale del potere pubblico fu in questa fase ben lontano, dice Milani, dalle forme di democrazia che conosciamo oggi, ok? Deve essere chiaro, manca ancora l'idea di elezioni competitive, è un elemento che è fondamentale nella pratica della democrazia, cioè quelle che saranno poi gli elementi fondamentali delle rivoluzioni del Settecento e del liberalismo ottocentesco, la lotta per i diritti, il diritto a poter partecipare in quanto singolo soggetto e in tutta la società. No, qui ancora non c'è questo diritto alla partecipazione, i cittadini poveri sono fuori, totalmente fuori. Quindi la società di popolo è arti minori, cioè sono persone che se la cavano a livello economico. Cioè le piccole botteghe, artigiani, sempre, insomma, parliamo di un sostrato che non è povero, ma comunque è un'aggiunta alla vita, al dibattito comunale. Nel comune popolare, quindi, i provvedimenti dovevano essere approvati dal consiglio del comune e dal consiglio della società di popolo, un bicameralismo nella fase popolare, ragazzi. In questa fase popolare il capitano del popolo si occupa della difesa e dell'ordine pubblico, mentre il podestà amministra la giustizia e cura il funzionamento dei vari uffici comunali. Vertice del potere sono il capitano del popolo e il podestà. Ed è in questa fase che si pratica anche l'affrancamento dei contadini che lavorano nel contado, cioè i contadini che lavorano nel contado del signore vengono affrancati dalla loro schiavitù e vengono sempre più inseriti nella vita comunale, perché diventano cittadini, in questo modo offrono un contributo enorme alle spese del comune, perché pagano anche loro, questi contadini affrancati, servi affrancati, pagano le tasse. E questa è l'idea del Doomsday Book. Studiate, non ci ritorno, faccio domande sulle mie lezioni, sui miei video, vi mando gli appunti.